7, all for Italy player number 7, Tania Di Maria. Italian lineup shows one standout name, really. Number 7, Tania Di Maria, playing in her fourth Olympic game. She was the top scorer in the 2004 Olympics, planning to retire after this. And what a fitting end it would be if she could go away with the gold medal. And she's got a reputation as being a fierce competitor in the pool. She plays for keeps, as all of these girls generally do. Of course, they're world-class athletes, but some with a little bit more in it than others. And that's why she's the captain. She'll lead this side, and she's brought them here to the gold medal match. And this is the man, Krikorian, in charge. What hasn't he done with this American program over the last 4 years? Well, there is a little bit of sad element to today. Adam Krikorian's brother passed away just a couple of weeks ago, surfing at a heart attack. Too many options, don't they? Too much depth. And as you talk, he's kind of on the cusp of holding back his tears. He's doing an outstanding job to keep mentally tough. He came here to guide this team to success. Well, Italy have got a consolation. How nice, though, it's Tania Di Maria. That could be her final piece of Italian water polo action before she retires. And finding a way past Sammy Hill to get an international goal. But it'd be tears of a different sort for her in a few moments' time when this hooter goes. Di Mario al perimetro. Di Mario, sì! Nel 2016, ai Giochi Olimpici di Rio, Tania Di Mario diventa l'unica pallanuotista del Sette Rosa a disputare 4 Olimpiadi e l'unica a vincere 2 medaglie olimpiche, un oro ad Atene 2004 e un argento a Rio 2016. Nello sport è normale guardare le vittorie senza pensare che sono il risultato finale di altrettante sconfitte e delusioni. Una tigre però non si ferma davanti agli ostacoli della vita sportiva. Guarisce le sue ferite con coraggio e con tenacia riprende il suo cammino guardando all'orizzonte le infinite possibilità con gli occhi di chi non si arrende mai. Tutti noi abbiamo dentro una tigre che aspetta di essere liberata. Anche tu che stai ascoltando questa storia. E se non ci credi, ti converrà farlo il più presto possibile, se vuoi liberarla dalla tua prigione mentale. Come? Te lo racconterò attraverso la storia di questa grande atleta, leggenda dello sport italiano. Nasce a Roma il 4 maggio del 1979, nello stesso giorno in cui in Inghilterra Margaret Thatcher vince le elezioni, diventando così primo ministro e prima donna della storia inglese ad aver ricoperto tale incarico. Che una donna venga investita di una carica così importante, proprio il giorno in cui nasce la futura tigre del Sette Rosa, sarà di buon auspicio per la sua carriera. A 18 anni si trasferisce a Catania per giocare con la squadra più forte d'Italia ed Europa, l'Orizzonte Catania, e cresce a fianco dei suoi due miti, il portiere Cristiana Conti e il centroboa Giusy Malato. Facile, penserete, essere tigre sulle spalle dei giganti. Ed è qui che vi sbagliate.
La chiave per aprire quella porta che conduce alla libertà si trova solo nelle vostre mani. Resterete sorpresi nello scoprire che la futura olimpionica, durante i raduni nazionali di preparazione per europei e mondiali, fu rispedita a casa per ben due volte. Tra i compiti di un atleta c'è anche quello di accettare che l'unica cosa sotto il suo controllo è l'impegno, mentre l'allenatore ha il libero arbitrio di decidere chi convocare. Così Tania guarda in TV le sue compagne vincere prima il campionato europeo a Siviglia nel 1997 e a distanza di un anno i mondiali di Perth nel 1998, applaudendo il Sette Rosa con le mani inumidite dalle lacrime. Non è stato il più bel ricordo della mia vita, sono stata tanto male, perché pensavo di avere perso l'opportunità. Mi dicevo, figurati se rivincono, magari anche io riuscirò a disputare dei campionati, ma non vincerò mai niente. Hanno vinto un europeo e un mondiale di seguito. Oggettivamente nello sport non è facile ripetersi. Quanto ho pianto tanto. Ma non ho mollato mai. In questi momenti di sconforto, per rivedere la luce in fondo al tunnel, occorre richiamare a sé lo spirito combattivo e indomito della propria tigre. E nonostante negli sport di squadra sia davvero difficile ripetersi, Tania si riunirà alle altre tigri realizzando tutti i suoi sogni e andando anche oltre alle più rosee aspettative. Non sono le sbarre a limitare la libertà e la forza interiore della vostra tigre. Esiste una libertà più profonda che nessuno può toccarvi. Spetta solo a voi liberarla se userete la chiave giusta. E una tigre la si riconosce dai suoi occhi. Su questo dice la sua anche Tania Di Mario, fresca medaglia d'argento a Rio nella pallanuoto con il suo Sette Rosa. Non lo avrei firmato ovviamente, non credo che mi possa essere impedito il diritto a diventare mamma. So che ci sono momenti della carriera in cui purtroppo una sarà sicuramente stata costretta a scegliere e probabilmente avrà scelto per impegnarsi a non rimanere incinta. Chi gioca almeno a pallanuoto, comunque in tutti quegli sport diciamo definiti minori o silenziosi come qualcuno li vuole chiamare, fondamentalmente lo fa col cuore, lo fa per passione, però ovviamente per competere a livelli altissimi bisogna dare il massimo della disponibilità, quindi fondamentalmente diventa un lavoro che non ti permette di fare altro e che quindi dovrebbe diventare il tuo principale anche guadagno. Alcune federazioni stanno facendo qualcosa per la parità tra uomini e donne, per esempio la Federazione Nuoto.
è stata sicuramente più brava di alcune, più brava nel senso a recepire anche il nostro disagio, quello che in realtà sembra abbastanza banale a dire così, perché voler essere trattati al pari degli uomini sembra sottolineare una differenza che in realtà non dovrebbe esistere. Mi sembra quasi stupido dover sottolineare che siamo uguali. Io me lo dicono sempre, che cosa ti ha regalato di così tanto bello la pallanuoto? A me mi ha regalato 12 sorelle ed è credo la cosa più bella che questo sport ti regali, la bellezza di poter condividere sempre tutto, nel bene e nel male, con le tue compagne di squadra, e questo ritornassi indietro lo farei altre 150 milioni di volte. E la pallanuoto ha fatto a meno di tantissimi campioni e non sarà il problema Tania Di Mario del Sette Rosa, anzi la cosa più importante che mi piace dire è che è il Sette Rosa che mancherà a me, non io al Sette Rosa, e loro ormai sono diventate talmente tante brave che saranno brave ad essere delle maestre per quelle che verranno. Quello che vorrei avergli lasciato è che non smettano mai di imparare. Io l'ultimo giorno oggi nella mia carriera comunque oggi ho imparato qualcosa.